boy bass, mash up the place. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nel tour del mio mondo. Abbiamo appena finito di registrare io e Toby l'episodio della Pumpkin, dove alla fine abbiamo cazzeggiato alla grande. Però, bene, siamo qui nel tour e partiamo da dove è iniziato tutto, ovvero da questa piccola casuppola. È la prima cosa che ho fatto nel mio mondo. All'inizio non avevo questi tre piani, era solo un piano. Poi ho fatto il secondo, poi sono arrivato al terzo. E queste cose, la maggior parte, cioè queste tre case, tutto il sopra è rimasto così com'era. Quindi proprio storia besteu. Poi possiamo vedere uno stradone fatto in mattoni, che è abbastanza recente. E poi la cantina, che è presa da uno youtuber che non mi ricordo più. Lo seguivo perché faceva Terraria, ma non me lo ricordo più come si chiama. Non è Duke, non è lui. L'ho conosciuto prima questo. Vabbè, qua c'è lo smistamento ceste. Poi se si va più giù, questa era una caverna. L'ho fatta come cantina, dove c'ho i pet. Di qui la cesta dei pet, farm di slime e di ossidiana. E qua ci tengo le vetrine e robe varie. Giù si va verso le mie prime caverne che ho visitato. Si scende, si vede una costruzione. Ecco, queste piccole capanne si trovano per il mio mondo ogni tanto nelle caverne, quindi le potete trovare spesso. E qua c'è la farm di Life Crystal. No, sì, no, Life Fruit, no, Crystal. Ok, Crystal, che cazzo è? Sopra. Ah, questa è la mia stanza dove segno sempre checkpoint, quindi diciamo la mia camera da letto, dove c'è logicamente l'infermiera. Questo è il mio giardino, qui la farm di alberi che non utilizzo, il tempio del miele che lo uso tipo, non so, quando ho poca vita, faccio così, che sapete il miele ti dà questo potenziamento. Poi si continua una casa così, un'altra casa, per io c'ho un personaggio che si chiama Candela, tipo io ho fatto una casa a Candela perché è bello. Qua invece è il deposito dove metto le armi. Qua la sala del mana, qui dei coloranti. Questa è la chiesa di un mio NPC caro, Alfred, che è stato uno dei miei primi NPC, appunto il secondo. Ed è mercante, quindi E qua invece c'è la tomba di Ludo, il mio primo italiano. Qui è il tempio della pesca, dove c'ho i pesci pescati e le esche. 69 esche, no, 69 traffalo. Oh my god. Qua è la mia la mini struttura del miele, il tempio di la tomba di Zelda e la casa della steampunk. Zelda! C'è Zelda! La farm di stelle, che è diventata alla fine un campo per le boss battle. Poi sono andato di fretta perché non ho tempo. Ci danno 40 di ufficio. Qui l'isola volante che ho scoperto, tipo appena l'ho scoperto ho detto porca puttana, sono andato a cercare in capo al mondo, era sopra la mia casa. Genio. Mi sono incazzato. Qua ho fatto una piccola struttura, l'ho modificata. Struttura dell'oro, dove ci vive Mu. Vabbè. Piramide dei soldi, grazie al Terraria Grande. E l'hotel degli NPC. Poi se si va di qui si trova qui questa piccola grotta dove l'infermiera ai tempi andava sempre qui dentro. Io ho scritto tipo la vecchia cava dei pensieri per ricordarlo. Ok, questa è la casa del legno, dove c'ho tutti i tipi di legno. E fine. E questi cosi non capisco come funziona. Cioè questo sì, però non ho lo slush, quindi vabbè. Questo è un laghetto, vabbè, le solite cose. E qui si arriva alla
caserma dove c'ho tutte le armature e alcuni tipi di armi da fuoco. Sopra ci sta la farma di Iske. Come vedete dovrebbe essere funzionante. Sì, esce un grillo. Un grillo a caso. Venga. Ok. Poi c'ho la sala trofei. E c'ho la sala dove metto il cibo che si compra dal mercante o che si fa col pesce, insomma. I sashimi, il pu, il sake. Poi continuando, attenzione, continuando, si trova la casa del fungo. Piccola isola del fungo. Si continua ancora, si trovano delle piccole incarnature. Un piccolo buco così, a caso, non so perché non mi ricordo. Ah, qui si è tutto demolito perché sono caduti due meteoriti. Si vedono ancora i resti, li ho dovuti rimanere per ricordi. Perché so. Perché ho pu. Poi se si continua. Seconda isola volante. Che ho trovato appunto per seconda. Beh, non notate questa cosa. Volevo pescare, non ci sono riuscito. Sì, volevo pescare sulle isole. Ma Tom, io voglio pescare da te perché da me non si può pescare. Sulle isole. Cioè, sono il mio... troppo basse. Oh, io... Sta scroccato per pescare. Ma giustamente. Qui il tempo della... qui la corruzione, che voi starete dicendo perché non levi la corruzione? Perché serve, ragazzi? Pure se ce l'ho da due lati diversi da me. Serve, ragazzi. Serve. No, mi piace tenere diversità nel mio mondo. No, come Toby che è tutto santo. Non è vero, dai, lui è ancora corrotto. Certo, è sotterraneo. E qua ci ho fatto tipo delle decorazioni per la corruzione. Sono torce però. Intanto mi spacco qui in Africa, tipo consiglio di Duke Bull a manetta. Volevo bloccare l'espansione ed è riuscito. Qua un'arena per battere Skeletron. Ai tempi non lo sapevo uccidere. Ah, questo è un buco perché volevo infiltrarmi senza che il dungeon guardia mi ammazzasse. Ma la missione è fallita. Quindi l'ho dovuto uccidere alla fine Skeleton Prime. Questo si parla prima dell'armo. Era difficile. Vabbè. Così si continua. Si arriva all'oceano di sinistra. Dove c'è la casa del capitano. Oh my god. Oh my god. Oddio, sto caduto. Come vedete è particolare. Cioè Tove a questo lato del mondo tiene un cazzo. Vabbè. Sì, vabbè. Torniamo e visitiamo l'altra parte del mondo. Guarda, devi stare caro. Qui c'è la casa di terra. Qui la mia prima grotta. Qua è per fermare la corruzione. Poi si continua, di sopra nella mappa vedete la terza isola volante. Ah, e qui c'è un'isola artificiale volante che ho fatto io. Artificiale, ah, che ne sai, potrei anche non averla fatta io. Allora non era artificiale, era naturale. Stop. No, l'aveva fatto un altro tizio. Che ne sai? Va bene. Ragazzi, lei è impazzito completamente, lo so dicevo. No, è tardi. Sono le 00. È tardi! È tardi. Giungla. Peces. Giungla. C'è. Ok, oh mio dio, è cresciuto una palla. Una cosa? Quindi vuol dire che funziona. Ora, se andiamo lì, se c'è una palma vuol dire che funziona. Sì, c'è una palma, oh mio dio. C'è una palma. C'è una madafaka palma. Sì. Ok. E lo calmati. E il mondo verde, non sapevo che crescevano le palme. Vabbè, questa e il molo dove si pesca e si ammazza Duckfish, è un po' diverso da quello di Toby. Sì, completamente diverso perché si sviluppa sul mare. No, non è questo teletrasporto, mi ero dimenticato che per collegare metà mondo ci vuole tanto. Qua in fondo dovrei avere un meteorite, sì, faccio vedere anche il meteorite subacqua.
Quanti di voi avete un preferito su Batman? Ditemi nei commenti. Bene, direi che posso chiudere qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie per aver guardato il tour. Logicamente il mondo non è finito, quindi appena, non so, deciderò di aver finito di costruire ogni cosa che mi passa per la mente, per ogni cosa, forse lo metto in Google su qualcosa. Noi ci vediamo in un prossimo video. Da me e Tobi è tutto. La voce è mia, la sto perdendolo. Oh mio Dio, caramella fatta, vieni qui. Bello, sto facendo un casino di bordello. Se mi chiedo se mi prendo. Ah, sono finito, io mangio la caramella dopo. Oh, questa parte della battaglia non dovete soffrire. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo video. Mettete mi piace per sostenermi, condividete il video per la stessa cosa e iscrivetevi al canale di entrambi per sostenerci. E ciao a tutti ragazzi.